Ciao e benvenuto in un nuovo episodio del corso di fotografia. In questo video analizziamo uno strumento molto importante che si trova su tutte le fotocamere digitali e che ci permette di capire se l'esposizione della nostra fotografia è corretta oppure no. Oggi parliamo dell'esposimetro. L'esposimetro è essenzialmente questa cosa qui. Sostanzialmente è una piccola scala graduata che va da meno 3 a più 3. E che rappresenta l'esposizione della nostra fotografia. Ritroviamo l'esposimetro nell'oculare della nostra macchina fotografica, oppure anche nello schermetto LCD quando scattiamo in LED. Ma come funziona l'esposimetro? L'esposimetro analizza la scena che noi stiamo inquadrando, dopodiché la converte in una scala di grigi e frulla tutti questi valori di luminosità. Così facendo otterrà un grigio medio, che sarà appunto la media di tutti i valori di luminosità che abbiamo all'interno della nostra fotografia. Questo grigio viene poi confrontato col valore intermedio dell'esposimetro, lo 0, che corrisponde al famoso grigio 18%. Il grigio 18%, o grigio neutro, è un colore di riferimento che venne scelto perché statisticamente era dimostrato che permetteva di ottenere una buona esposizione in un'ampia varietà di contesti. Sostanzialmente, l'esposimetro mette a confronto il grigio ottenuto frullando i valori di luminosità della nostra fotografia col grigio di riferimento. Se questi due grigi sono identici, l'esposimetro segnerà 0 e la nostra fotografia sarà esposta correttamente. Al contrario, se il nostro grigio è più chiaro o più scuro di quello di riferimento, avremo una fotografia sovraesposta o sottoesposta. L'esposimetro ci segnalerà la sovrasposizione o la sottoesposizione con dei numeri 1, 2, 3, meno 1, meno 2 o meno 3, che sono appunto gli stop di sovra o sottoesposizione. Se il nostro esposimetro segna T1, significa che la nostra scena è di uno stop sovraesposto. Al contrario, se per esempio l'esposimetro segna meno 2, significa che siamo sotto di due stop. L'esposimetro può lavorare inoltre per terzi di stop, ed è per questo che ci sono delle piccole tacchette, ad esempio tra lo 0 e l'1, tra l'1 e il 2. Questo ci permette di effettuare delle regolazioni molto molto più precise. Parliamo ora delle modalità di esposizione, che non sono altro che il metodo attraverso cui siamo in grado di dire al nostro esposimetro quale parte del frame deve andare ad analizzare. Infatti, le quattro modalità di esposizione lavorano tutte alla stessa maniera, ma si differenziano poiché ciascuna lavora su una differente zona del nostro frame. Le quattro modalità di esposizione sono la modalità matrix, la modalità ponderata al centro, la modalità lettura parziale e la modalità spot. La modalità matrix analizza tutta la scena nel suo insieme. Analizza quindi tutto il nostro frame. Questa modalità è perfetta per tutte quelle situazioni in cui vogliamo avere un'esposizione coerente su tutta la nostra scena, come ad esempio nelle foto di paesaggio. Questa modalità può però essere ingannata. Infatti, se all'interno della nostra foto introduciamo tanti elementi molto molto chiari, come ad esempio una foto sulla neve o un cielo particolarmente chiaro, oppure tanti elementi scuri, come una foto di notte, il nostro esposimetro potrebbe essere tratto in inganno e andare a sottoesporre o sovraesporre la nostra foto, con un conseguente ingrigimento dei nostri bianchi e dei nostri neri. L'effetto non è per niente piacevole. La seconda modalità di esposizione è la media ponderata al centro. Questa modalità, come la precedente, analizza tutta la nostra fotografia per intero, ma dà più importanza a ciò che occupa la posizione centrale del nostro frame. La terza modalità è la lettura parziale. Questa modalità tiene conto solamente del centro del nostro fotogramma, per un'area pari a circa il 10% del totale del frame. Questa modalità è molto precisa e ci permette di esporre correttamente, ad esempio, un soggetto, una persona, anche se abbiamo dei forti contrasti nel resto del frame. È quindi particolarmente utilizzata in ritrattistica. L'ultima modalità è quella che io personalmente utilizzo più spesso, ed è la modalità spot. La spot lavora come la lettura parziale, legge quindi solamente il centro del nostro frame, ma per un'area ancora più ristretta, circa il 3% del totale del nostro fotogramma. Quest'area è molto molto piccola ed è particolarmente utilizzata in ritrattistica, poiché permette di essere molto molto precisi e di andare ad esporre correttamente il nostro soggetto. Alcune fotocamere permettono inoltre di agganciare la piccola area di lettura dell'esposizione della modalità spot al nostro punto di messa a fuoco. In questo modo saremo quindi in grado di esporre correttamente anche dei soggetti che non si trovano esattamente al centro del fotogramma, ma anche per esempio su uno dei due terzi. Insomma, l'esposimetro è utile in tante situazioni, ma bisogna ricordarsi di non fidarsi ciecamente di lui, poiché può essere spesso tratto in inganno da elementi molto chiari o molto scuri. Spero che il video ti sia stato utile, e se è così, fammelo sapere giù nei commenti e lasciando un like. Iscriviti per non perderti tutti i prossimi contenuti, in questo periodo ne arriveranno davvero tanti. Noi ci vediamo presto!
e buona luce.